Con il computer faccio una breve introduzione, soprattutto delle persone che sono qui sedute alla scrivania, in rappresentanza della rivista Link, che è la rivista che prendiamo in esame oggi per questo ciclo che si muove all'indagine, alla ricerca di che cosa c'è di nuovo nel campo così difficile oggi delle riviste. Abbiamo Fabio Guarnaccia, che è il direttore di Link, Luca Varra, che è il coordinatore editoriale, e qui accanto a me il professor Peppino Tolera, che invece è collaboratore della rivista e curatore anche di un qualcosa di particolare che poi riguarda lo sbarco anche della rivista con una versione digitale su iPad, e questo ci introduce a una delle tematiche che sempre evochiamo quando incontriamo i rappresentanti delle riviste, cioè il rapporto oramai stretto che può essere anche di scelta di uno o dell'altro modello, oppure di commistione tra i due modelli che intercorre tra la carta e il digitale. Link è una rivista che si occupa del mondo dei media, di televisione, ma non solo, che ha una storia abbastanza lunga, cominciata nel 1998, se non vado errato. È una rivista del gruppo RTI, quindi è una rivista del gruppo editoriale televisivo molto importante, e nel tempo si è occupata di diverse tematiche, ha scandagliato a fondo soprattutto il cambiamento dei modelli, soprattutto nel campo dell'audiovisivo, e anche una collana editoriale che ha alcuni titoli molto interessanti, qualcuno soprattutto nel campo dell'analisi della fiction, quindi dei modelli narrativi della televisione di oggi. Quindi è una rivista che ha un cammino lungo alle spalle e sta aprendo delle porte interessanti di sperimentazione. Quindi io darei la parola al direttore, così almeno cominciamo a entrare, a sfogliare questa rivista. Grazie. Sì, come dicevi, Link è nata un bel po' di anni fa, sul finire degli anni 90, nell'area di ricerca e sviluppo di RTI, con l'idea di indagare l'innovazione in campo televisivo e non solo. Il nome della testata è editore, appunto, di quello che allora era ancora qualcosa di nascente, o meglio, comunque si stava diffondendo l'idea, quindi della rete, dell'intertestualità e di come il mondo digitale avrebbe potuto
potuto impattare non soltanto sul sistema televisivo, ma in generale sulle nostre vite, sulla società nella quale viviamo. Dal 2002 è distribuito in libreria e tra le testate che verranno e sono state presentate all'interno di questo ciclo di incontri è sicuramente quella più vecchia, che ha più anni di anzianità. L'idea di fondo è stata quella di creare uno spazio editoriale dove poter fare dibattito sulla televisione, se non altro far ad aggiornare il dibattito che sulla televisione e sui media si svolge in Italia. Questo per diverse ragioni, innanzitutto perché soprattutto sui giornali, ma in generale in opinione pubblica, l'idea della televisione e della sua analisi, dell'impatto sulla vita, sulla percezione della realtà da parte dei cittadini in Italia sconta molte arretratezze. Se altrove, soprattutto nel mondo anglosassone, a partire dagli anni 50 e 60 sono stati importanti passi in avanti nello studio dell'audience, quindi del pubblico e della sua attività, in Italia quando si discute di televisione sui quotidiani di solito si ricorre a dei riferimenti molto, molto limitati, anche molto, molto antichi, come la teoria ipodermica piuttosto che le teorie legate alla scuola di Francoforte, eccetera. Sentivamo quindi l'esigenza di aggiornare il dibattito e di provare a parlare di cultura contemporanea partendo dalla televisione, con un'ottica che è sempre stata debitrice del lavoro di Marshall McLuhan, cioè sostanzialmente l'idea che i mezzi di comunicazione di massa hanno una forte influenza nel definire l'ambiente nel quale viviamo e quindi per noi è importante cercare di capire cosa questo significhi e quindi di esplorare questo ambiente e cercare di raccontarlo. Lo abbiamo fatto in modi diversi, affrontando tematiche a volte anche lontane da un punto di vista intuitivo dalla televisione tout court, e continuiamo a farlo con questo obiettivo. Link ha anche un'altra caratteristica, cioè l'idea innanzitutto di lavorare su un certo tipo di editoria periodica e di lavorare per scaldare una materia che di per sé può sembrare fredda come quelli degli studi sui mass media, provando a raccontare storie, a lavorare su una certa idea di lingua e di stile più vicina magari a quello dei magazine che si occupano di altro, di approfondimento culturale o di lifestyle. Questo poi si traduce anche graficamente in un lavoro che ha sempre cercato di curare questi aspetti a partire dalle soluzioni grafiche, appunto dall'utilizzo della carta e in generale nella sperimentazione delle possibilità che questo medium, tutt'altro che vecchio e sorpassato, può offrire. Da fonte di ispirazione sono state soprattutto alcune testate nordamericane che per prime hanno capito che al giorno d'oggi, nell'epoca del digitale, ha senso lavorare sulla carta se si riesce in qualche modo a portare
in evidenza, in superficie, le qualità anche spettacolari che la carta può avere. Detto questo, i temi che affrontiamo sono sempre molto vicini ai temi dell'innovazione nell'ambito della televisione e della rete. Per molti aspetti abbiamo anticipato anche all'interno del sistema televisivo italiano, soprattutto dell'azienda della quale Link viene prodotta, ovvero Mediaset, l'analisi di tematiche che promettevano di diventare centrali di lì a poco tempo e che puntualmente poi lo sono diventate. Da questo punto di vista abbiamo lavorato sulla trasformazione strutturale del sistema televisivo e in generale, ripeto, del mondo legato al digitale, e così continuiamo ad indagare le prospettive. Siamo nel bel mezzo, dalla seconda metà degli anni 2000, siamo nel bel mezzo di una profonda trasformazione strutturale di questo mondo, e questo abbiamo cercato appunto di raccontarlo. Oggi, a maggior ragione, di fronte alla crisi economica, queste trasformazioni sono diventate ancora più drammatiche e la necessità di cambiamento è diventata ancora più urgente. E di questo, ad esempio, parliamo nel numero che sarà in libreria da qui a pochi giorni, che ha una doppia storia di copertina. Da un lato abbiamo un viaggio nello spazio-tempo della crisi con un reportage dalla Grecia, e dall'altro analizziamo una tematica importante che poi avremo modo questa sera di sviscerare con il professor Peppino Ortolera, storico dei media, ovvero il gioco come un nuovo paradigma dell'epoca nella quale viviamo. Lascerei adesso la parola a Luca Barra, che insieme a me e ad Alessia Sasselli è la redazione di Link, perché appunto Link viene fatta da poche persone con pochi mezzi ma con tanta passione da parte di tutti, per raccontarvi magari un po' più nel dettaglio come lavoriamo, magari partendo proprio da questo ultimo numero che sta per venire distribuito. Buonasera, allora sì, come diceva già Fabio, uno degli obiettivi molteplici di Link, il lavoro che cerchiamo di fare ormai da qualche anno, è quello di agire da collegamento, da legame tra vari settori che si occupano di televisione, che si occupano di media, che si occupano di industria culturale nel modo più ampio, spesso però ciascuno nel loro orticello, di provare a mescolare un pochino le carte, di contrapporre, di giustapporre tutta una serie di discorsi che magari vengono elaborati dai professionisti, dagli addetti ai lavori all'interno dell'azienda o in generale delle imprese televisive e mediali, che vengono elaborati nelle università, dove ormai lo studio dei media è comunque una disciplina che si sta assestando, che vengono elaborati in un mondo di critica, giornalismo, eventi culturali più ampio. Per cui quando decidiamo di affrontare un tema proviamo sempre a mettere assieme, trovare, a volte riuscendoci, a volte forse meno, una sintesi fra queste diverse sorgenti, e di, grazie a questo affiancamento, provare magari a dare anche qualche lettura originale o in generale far circolare le conoscenze su un singolo tema in questi vari settori.
Nel corso degli anni abbiamo affrontato tutta una serie di temi legati ai prodotti, ai programmi televisivi, ai generi, alle forme testuali, alle modalità attraverso cui si vede la televisione. Ci siamo dedicati ai modelli di business, alle tecnologie, allo sviluppo del digitale, su cui giustamente insisteva Fabio. Abbiamo provato a offrire degli sguardi laterali, magari inserendo per esempio dei percorsi nel mondo della videoarte. A poco ci siamo resi conto che questa attività, questo affrontare anche temi così diversi, spesso e volentieri ci portava a costruire dei percorsi veri e propri, dotati di senso. Abbiamo deciso di un po' cambiare il modo di fare e iniziare a ragionare prima sui percorsi e poi su dove questi percorsi ci avrebbero portato. Nelle varie uscite, alcune le avete viste sullo schermo, abbiamo affrontato temi come il rapporto tra Dio e la televisione, piuttosto che il passaggio al digitale con tutte le sue conseguenze. Per quanto riguarda quest'ultimo numero, abbiamo cercato di mescolare ulteriormente le carte, di affrontare una sfida doppia. Da un lato abbiamo continuato a lavorare su un tema che abbiamo già affrontato con altre due uscite di Link, la numero 8 e la numero 11, che è il tema della crisi economica che ci sta accompagnando in questi ultimi anni e che quindi stiamo seguendo anche nei suoi vari risvolti. Per cui questa cover story, che con una certa ironia abbiamo chiamato Insert Coin, come il videogioco che chiede la moneta, ma anche a significare che forse molti dei problemi sono legati al soldo, ai budget, ai modelli di business, abbiamo provato quindi con quest'ultima cover story a portare avanti una riflessione che partiva innanzitutto con l'incotto in una domanda. Abbiamo anche lì, forse in chiave ironica, forse in chiave anche sprovveduta col senno di poi, usato il che fare per appunto affacciarci una crisi che stava appena facendo sentire i suoi effetti e provare fin da subito a costruire, a proporre dei modelli di business alternativi, a proporre delle nuove forme di produzione a basso costo che sono poi quelle a cui magari il torto collo si sono dovuti, su cui si sono poi dovute industriare le imprese negli anni successivi di crisi. Nel numero 11 il titolo che abbiamo dato è stato La Tempesta, a indicare un cambiamento radicale dato dal digitale, dal passaggio digitale, una fase di grandi tentativi, di grandi prove d'errore che a volte sono miseramente fallite, altre volte hanno dato luogo a successi enormi come quelli di Google, di Facebook, di Amazon, di Apple, e provando appunto a cercare di capire in un momento di successivo assestamento, di ulteriore riduzione delle risorse, cosa poteva rimanere e che cosa questi casi di successo avrebbero avuto da insegnare all'industria televisiva. In quest'ultimo numero, in questo lato, su questa delle due cover story, sono proprio due copertine, per cui il volume si può prendere indifferentemente da un lato o dall'altro, abbiamo pensato di ragionare, di andare a vedere che cosa hanno da insegnarci una serie di altre crisi che stanno avvenendo, che sono avvenute al di fuori del contesto italiano, e quindi ci siamo dedicati per esempio a studiare dal punto di vista dell'industria mediale quello che sta succedendo in Grecia. Una crisi molto profonda, molto grave, di cui forse sentiamo parlare fin troppo poco per quanto ci riguarda direttamente, e che anche nel settore dell'industria culturale mediale ha qualcosa da insegnarci, anche soltanto in termini di aspetti da seguire o errori da non commettere. Così come poi abbiamo dedicato il resto della cover story ad altri casi, la crisi argentina, che in qualche modo ha avuto una sua conclusione, quindi siamo andati a vedere con l'aiuto di uno studioso argentino appunto che cosa è successo dopo. Abbiamo
fatto riferimento alla crisi del 29, da cui non si può non passare, e così via, provando appunto a ragionare sempre in un modo molto laterale, ma per certi versi anche offrendo delle prospettive concrete su questi cambiamenti, su queste crisi, su cosa può succedere un domani anche qui in Italia. Sì, sì, soprattutto il lavoro sulla Grecia ha reso evidenti delle similitudini certo preoccupanti, ma inevitabili in qualche modo con il sistema mediale non soltanto italiano ma europeo, soprattutto dell'Europa del Mediterraneo. Abbiamo intervistato diversi executive dei principali canali free, quindi soprattutto commerciali della Grecia, e ci siamo trovati di fronte ad una situazione che non è poi tanto differente da quella italiana nel modo in cui la crisi ha colpito e dalle reazioni che i broadcaster hanno cercato di mettere in campo. Ad esempio, un primo interessante dato è che la crisi economica, da quando è stata annunciata, quando ha effettivamente colpito, c'è stato un periodo di tempo anche piuttosto lungo che non è stato sfruttato in alcun modo dai broadcaster greci per in qualche modo correre ai ripari o cercare di limitare i danni. In qualche modo le deficienze e i limiti strutturali del sistema televisivo greco hanno avuto delle conseguenze, degli impatti molto forti, facendo crollare buona parte di quel mondo, nel momento in cui la crisi da spauracchio annunciato ha effettivamente colpito. Questa cosa, ad esempio, è molto simile a quello che è successo o che sta succedendo in Italia. Quel tempo, quello iato tra l'annuncio della crisi e il momento in cui i limiti strutturali in Grecia erano particolarmente forti, perché è un paese di 11 milioni di abitanti che aveva un'offerta televisiva molto, molto ampia e quindi sovradimensionata. Appunto questi limiti poi sono stati fatali. Oggi alcune di queste testate, di questi canali, non esistono più, sia canali televisivi che testate della carta stampata, secondo il terzo quotidiano nazionale, non vengono più distribuiti in edicola, e da un intervento iniziale che è andato a tagliare i costi delle produzioni televisive, quindi il budget dei palinsesti, siamo passati drammaticamente poi a dei tagli molto più ingenti e strutturali che hanno colpito il personale di questi canali televisivi. Sono successe cose anche piuttosto strane. Il sistema dei media non soltanto ha subito la crisi, ma ha provato anche a raccontarlo, comunque a trovare delle soluzioni per raccontarlo. E le due cose più notevoli che abbiamo trovato e che possiamo brevemente accennare è stato un successo inaspettato e anche controintuitivo delle soap opera turche. Sappiamo tutti la storica rivalità tra la Grecia e la Turchia, però questi manager della televisione greca ci hanno detto: beh, in fondo è un fenomeno sì bizzarro e apparentemente paradossale, però tutto sommato ha delle ragioni facilmente spiegabili. La Turchia oggi è un po' quello che era la Grecia fino al 2007,
una terra, un paese che nonostante la crisi sta attraversando un periodo di grande rinnovamento e crescita. In qualche modo il cittadino greco sogna di ritornare a quel periodo in cui la Grecia era una terra dove si stava bene e dove il futuro non faceva paura, anzi era una promessa allettante. La stessa cosa per fare un salto temporale e di continenti è accaduta in Argentina, dove oggi in qualche modo a livello così di immaginario e a livello di sogno, lo spettatore argentino, il cittadino argentino in qualche modo rimpiange quel periodo dell'Argentina degli anni 90 in cui appunto c'era una promessa di crescita legata alle politiche liberiste di Carlos Menem, che hanno portato in realtà al tracollo e alla crisi dell'Argentina, ma vengono in qualche modo, è un periodo che viene in qualche modo rimpianto, perché oggi il cittadino medio del paese non si può permettere di viaggiare e soffre in qualche modo la crescita e l'importanza di altre nazioni del Sud America, che oggi di fatto sono più evolute, più ricche dell'Argentina, come soprattutto il Brasile, ma anche il Cile. Questo per dire che le crisi in qualche modo hanno un impatto molto forte sull'economia e sulla vita dei paesi, ma hanno anche un impatto estremamente forte sull'identità e sulla vita, sull'immaginario anche delle persone. E i mezzi di comunicazione di massa, soprattutto la televisione, hanno un ruolo molto delicato e una responsabilità molto importante. Da questo punto di vista, già in passato, questo peso delle crisi a livello identitario e della trasformazione, della necessità del cambiamento che ogni crisi comporta, abbiamo già parlato con il professor Ortoleva. In questa occasione un suo libro dedicato al gioco inteso come un nuovo paradigma all'interno del quale molti aspetti dell'epoca che stiamo vivendo ne sono influenzati, ci ha dato lo spunto per la seconda cover story di questo numero di Link, appunto dedicata al gioco. Inizialmente l'abbiamo immaginata come quella capacità, quella risorsa creativa di riuscire a immaginare un mondo diverso da questo, comunque delle vie di uscita, delle forme di salvezza e superamento di questo stato di cose così, così greve, dove qualsiasi cosa è vista come un costo e quindi la realtà viene vista con delle lenti che non guardano alla crescita e allo sviluppo nei mercati come a livello politico e sociale, ma parlandone con lui, approfondendo il tema attraverso il suo libro che si intitola L'assesso al gioco, abbiamo capito che il tema del gioco e della gamification, che in qualche modo è andato a occupare aspetti della vita adulta e seria in modo sempre più cospicuo, ha anche degli aspetti non certo negativi, ma sicuramente di ambiguità. Il gioco come possibilità di uscita dalla crisi, ma per certi aspetti il gioco anche come un altro aspetto, o comunque
un'altra manifestazione di quella stessa crisi. Io chiederei quindi adesso a Pino Toleva di provare a raccontarci un po' qual è il senso di questo lavoro e di questo ragionamento che ha incominciato a impostare, un ragionamento immagino molto ampio che occuperà ancora molto tempo del tuo lavoro. Io devo dire, parlerò volentieri di questo argomento, visto che si parla della rivista Link, mi piacerebbe anche un po', certo. Visto che ho... Raccontaci la tua esperienza di collaboratore di Link lunga data. Perché anche questo credo che possa essere interessante, soprattutto visto che stiamo presentando una rivista. Ma molto sinteticamente sul tema di questo numero, io ho pubblicato un monumento qualche mese fa, che è uscito da un piccolo editore torinese che si chiama Express, e si chiama Dal sesso al gioco, che ha una tesi piuttosto provocatoria. L'idea è questa sostanzialmente, che il XX secolo, da Freud al Viagra, è stato, per così dire, dominato da un tema forte che ha attraversato tutto il secolo, che è stata la sessualizzazione della vita. Sostanzialmente l'interpretazione del vivere umano centrata sulla figura dell'homo eroticus, figura che naturalmente sul piano antropologico è sempre esistita, perché se l'umanità non avesse fatto sesso semplicemente non ci saremmo, ma che è stata per lunghi periodi, incluso l'Ottocento, tenuta, come dire, sotto controllo anche censorio, mentre nel Novecento la centralità dell'homo eroticus nella vita umana è emersa fino a diventare un elemento assolutamente di senso comune. La tesi di quel volumetto è che verso la fine del secolo, diciamo a partire dagli anni Ottanta, la sessualizzazione del mondo è un dato che possiamo dare per scontato, ma che ha perso una parte consistente della sua potenza, sia esplicativa sia attrattiva. La presenza della sessualità nella vita culturale dell'ultima parte del Novecento si è in buona parte banalizzata, così come si è banalizzato l'uso di una serie di elementi connessi, dalle parolacce alle immagini un tempo vietatissime e così via. La domanda che io mi ponevo è se non stiamo attraversando una fase relativamente nuova, ma in parte in continuità con la precedente, che è la ludicizzazione del mondo, la crescente tendenza ad attribuire un ruolo fondamentale nella nostra rappresentazione di ciò che è umano, nella nostra rappresentazione di noi stessi, alla ludicità, alla nostra relazione ludica con gli altri e anche con il mondo che ci circonda. Questa ipotesi, perché di ipotesi si tratta, trova una serie di elementi che la confermano anche a livello di mercato, nel, per esempio, diffondersi enorme non solo dei videogame, ma di altre forme di ludicità tecnologica, compresi i cosiddetti casual game che si giocano sul telefonino, eccetera, che a differenza di uno stereotipo largamente diffuso non sono più tipici di una fascia ristretta di popolazione, maschi e adolescenti, ma che ormai stanno arrivando a quanto si dice, secondo le ultime statistiche, il giocatore medio tra videogame e casual game è femmina per il 47%, quindi siamo quasi alla parità statistica, e ha un'età media che arriva a 40 anni e forse anche di più. Quindi si tratta sostanzialmente di una diffusione verso l'intera umanità di queste forme ludiche. E la domanda che però io mi pongo e che si pone un po' tutto questo numero di Link è: di che tipo di ludicità
pubblicità si tratta, io provocatoriamente dico forse non dobbiamo parlare per la nostra epoca di Homo Ludens, ma di Homo Ludicus, dove l'Homo Ludicus è un essere umano che gioca, ma anche che in molti casi giocherella, ovvero che dedica una parte consistente della sua esistenza non al gioco nel senso stretto del termine, ma ad attività paraludiche, come per esempio gli scambi sui social network, che hanno un tono ludico, ma poi magari parlano anche di cose estremamente serie, come anche appunto queste attività tipo i casual game, Angry Birds e dintorni, che sono dei tappabuchi all'interno del nostro vivere comune. Mentre il gioco, nel senso classico del termine, è un'attività confinata, è un'attività che per definizione, passata la fase infantile primaria, perché è vero quello che diceva Dewey, che il bambino fino ai 3 o 4 anni non gioca, vive giocando, il gioco è parte essenziale della vita e viceversa, successivamente fin da bambini noi tendiamo a distinguere con un certo rigore il giocare dalle altre forme di attività, creiamo, come diceva Bateson, una cornice intorno al gioco. La mia sensazione è che la ludicizzazione in corso nella nostra epoca tende invece a creare una sorta di grande area grigia tra ciò che è propriamente ludico e ciò che è il vivere, un'area grigia in grande espansione, non è un giudizio. Sicuramente questo comporta anche una serie di rischi, che giocherellando tutto il tempo non si giochi più veramente, ma comporta anche forse delle potenzialità che non abbiamo neanche cominciato a esplorare, perché secondo la mia ipotesi il gioco è fondamentalmente una straordinaria risorsa dell'essere umano. Uso la parola risorsa volutamente, non uno strumento, perché lo strumento è finalizzato mentre il gioco per definizione non lo può essere, ma neanche qualcosa di totalmente inutile, perché il gioco è una risorsa che emerge nella nostra mente nel momento in cui quello che abbiamo imparato giocando può diventare un elemento del nostro rapporto con il mondo. Risorsa e paradosso, perché il gioco è contemporaneamente la più paradossale delle attività umane, a cominciare dal fatto che il gioco serve solo se non serve a niente. Ma se non serve a niente è forse l'attività più indispensabile che l'umanità abbia mai inventato, tanto è vero che è solo giocando che diventiamo fino in fondo esseri umani. Risorsa e paradosso, di paradossi potrei parlarne per ore, ma naturalmente ve lo risparmio, e quindi direi che questo tema della ludicizzazione che mi sta appassionando, a cui vorrei poi dedicare studi più approfonditi nei prossimi anni, gli amici di Link lo hanno ripreso discutendolo come si fa con Link, e ne parleremo tra un attimo, nel modo secondo me più ricco e vario, anche con punti di vista diversi tra l'altro sull'argomento, dando la possibilità a quella che era una mia tesi ancora iniziale di cominciare a diventare un terreno di confronto. E questo mi porta a parlare, da vecchio collaboratore di Link, di quello che io considero la ricchezza, il patrimonio di questa rivista. Ogni numero di Link da diversi anni è un progetto. Questo credo che sia importante, non è normale, spesso nelle riviste è considerato fondamentale la continuità, lo stile che dia continuità. I numeri di Link sono tutti abbastanza diversi l'uno dall'altro, perché è un progetto grafico oltre che un progetto di contenuto, e anche questo secondo me è un elemento importante nel momento in cui, lo diceva anche Fabio prima, o anche Luca, nel momento in cui si decide di fare una rivista su carta si prova a progettare, diciamo, questo oggetto ogni volta cercando di vedere anche la carta che cosa può dare di diverso, di specifico su ogni specifico argomento. È un progetto comunque sul piano grafico e diciamo costruttivo, ed è un progetto sul piano della riflessione e della discussione. In certo senso mi viene da dire
è un tentativo. Ed è questo uno dei motivi per cui io amo così tanto scrivere per Link, perché come voi ricordate, ma poi nessuno ci pensa mai abbastanza, la parola saggio all'origine, parliamo di Montaigne, vuol dire ci stiamo provando, è un tentativo, come si dice ballon d'essai, così si dice essai. Non è semplicemente una scrittura che si differenzia dalla scrittura di tipo teorico, teologico, per esempio, manualistico da una parte, e dalla scrittura di tipo invece narrativo dall'altra parte. È invece una scrittura che ha tra le sue caratteristiche fondamentali la apertura sperimentale. C'è nella scrittura saggistica, come secondo me anche un po' in Link, nonostante questa sua forte progettualità, qualcosa di una parola che io amo molto, anche di questa potrei parlarvene per ore, ma naturalmente ve lo risparmio, che è arrangiarsi, che è una parola chiave della lingua italiana e che è definitiva per il rapporto tra l'essere umano e il mondo che lo circonda. Scrivere saggi, e devo dire, Montaigne lo diceva con estrema chiarezza, significa anche arrangiarsi con le parole, col mondo che ci circonda, con tutto quello che abbiamo imparato dai classici e così via. Arrangiarsi per confrontarsi con un mondo nel quale ci dobbiamo imparare a muovere. Ogni numero di Link mi ha dato la possibilità, a me come a tutti gli altri autori, di provarci, di buttare lì delle ipotesi e di rifletterci sopra. Vuoi dire qualcosa? Beh, innanzitutto ti voglio dire grazie perché sei riuscito a dirlo molto meglio di quanto non ci sia riuscito io. Sì, in realtà noi ci arrangiamo tantissimo per ogni numero che facciamo e infatti ci impieghiamo un po' di tempo a realizzare ogni numero della rivista, anche perché sappiamo, conosciamo superficialmente o comunque abbiamo un'idea poco definita del tema che scegliamo di trattare, e da lì poi comincia una specie di viaggio che ci possiamo permettere anche per, appunto, lo ripeto, i tempi piuttosto dilatati del nostro lavoro, un viaggio nel quale appunto cerchiamo di coinvolgere le persone che ci sembrano più adeguate per affrontare quel tema e fare emergere anche le contraddizioni o comunque i molteplici punti di vista. Di solito siamo bravi a fare le domande, qualche risposta esce, ma non è questo forse l'aspetto importante del nostro lavoro. E anche il lavoro di ricerca che facciamo a livello grafico quasi mai ha un valore puramente estetico, perché lavorare su un certo tipo di carta, su un certo tipo di illustrazione o di impianto grafico è di per sé bello e ha un valore di per sé. Ha senz'altro un valore in sé fare le cose belle, lavorare sul design degli oggetti e anche cartacei. Però l'aspetto interessante, secondo me, dal quale ho imparato molto in questi anni lavorando con Marco Cendron, che oggi non è qui ma è l'art director della rivista, è quello di prendersi carico dell'indagine a livello teorico e pratico che facciamo sui temi che affrontiamo anche da un punto di vista di progettazione, perché quella riflessione portata avanti a livello grafico aiuta a far emergere la complessità del tema. Ma potrei citare un lavoro che abbiamo fatto recentemente su McLuhan. Questo numero, la copertina di Link, utilizzava un inchiostro termosensibile che, raggiunto una certa temperatura, cambiava in qualche modo di stato e l'immagine che era in copertina normalmente diventava un'altra cosa. Questo di per sé è divertente, no? Infatti ci fanno anche i libri per i bambini in questo modo, perché sfregando con il calore delle dita, sfregando sulle immagini, possono venire fuori altre forme, altre figure, o rivelare quello che c'è dietro l'immagine di partenza. Però nel nostro caso era interessante perché era un modo tutto
grafico e visivo, di provare in qualche modo, anche in modo forse divertente, divertito, a raccontare la divisione che McLuhan ha tracciato tra mezzi di comunicazione caldi e mezzi di comunicazione freddi. La copertina, se scaldata, diventava qualcos'altro. Questo dà il là, dà brivio a una riflessione che è molto più complessa e va oltre. Però anche il progetto grafico può apportare un valore. Non è un caso che per questo numero, per la prima volta, abbiamo utilizzato l'idea della doppia cover, dello split book, per cui se ruoti la copertina in questo modo hai una cover story diversa, ma perché in qualche modo abbiamo lavorato in senso circolare, cercando di trovare dei collegamenti, passando anche attraverso cose molto distanti dalla televisione, come la finanza o la guerra combattuta attraverso i droni, di creare un legame, un punto di contatto tra i temi del gioco, in particolare la gamification. Poi magari ci facciamo spiegare dal professore che cosa vuol dire gamification e quali sono le sue implicazioni, e i temi della crisi. Perché dal nostro punto di vista questi due temi hanno, in modo ambiguo, non chiaro, appunto da indagare, dei punti di contatto. E in questi termini la doppia cover, con questa rotazione, questo salto, ci dava la possibilità di comunicarlo. Poi che sia immediatamente comprensibile poco importa, perché queste cose agiscono in ogni modo, in ogni caso, anche se non a livello conscio. Luca, vuoi aggiungere qualcosa? No, appunto, soltanto preciso su questa cosa, l'incrocio molto forte tra i due lati del numero, quindi da un lato un'idea di una crisi che costringe per forza di cose a un cambiamento, e dall'altro, almeno così eravamo partiti all'inizio di questo viaggio, il gioco come possibile soluzione, come via di fuga dalla crisi. Poi, procedendo, in realtà ci siamo accorti che i temi erano tra loro ancora più intricati di quanto non ci aspettassimo, come il gioco possa diventare, per esempio, fattore di crisi, quando perde in qualche modo di significato, diventa qualcos'altro, si ha questa transizione dall'homo ludens all'homo ludicus di cui parlava il professor Ortolano prima. Così come appunto la dimensione del gioco della finanza piuttosto che del gioco d'azzardo, che ha delle implicazioni chiaramente da un punto di vista di gioco, chiaramente da un punto di vista di crisi economico. Siamo così arrivati alla fine a fare lo stesso giochino sia da un punto di vista grafico sia anche da un punto di vista di composizione del numero, con un vero e proprio spioncino che separa le due cover una volta che si arriva alla fine di uno e si è costretti a girare il libro, come attraverso il titolo, quindi Insert Coin da un lato, richiamandoci all'universo dei videogiochi ma parlando di soldi, di moneta da inserire, dall'altro Game Over, di nuovo, cosa succede alla fine del videogioco, ma anche una dimensione di gioco che diventa qualcosa d'altro. Io notavo come comunemente alle liste che abbiamo presentato, in parte in questo argomento vale anche per il post, nonostante sia estremamente essenziale, la cura del progetto grafico, e questo vale anche per quelle che arriveranno, a cominciare da quella della prossima settimana, che è la cura del progetto grafico sia un elemento fondamentale e quasi, come dire, connaturato alla nascita stessa della rivista. Cioè, non è un semplice lavoro di impaginazione, ma in moltissimi casi è una specie di coprogettazione. Cioè il lavoro di scelta grafica va di pari passo al riempimento dei contenuti, allo sviluppo dei contenuti. Quindi ognuna di queste riviste, questo
conferma un po' il ragionamento, dà alla propria materialità un aspetto, un'importanza che non è solo di aspetto, ma è anche di stretta relazione con i contenuti. Un'altra notazione, che in realtà è una domanda, la crisi che ha investito poi pesantemente anche i prodotti mediali, soprattutto la produzione televisiva, come cambia il vostro atteggiamento di indagatori di questo mondo e quindi di produttori di uno strumento come una rivista? Ma in che senso? Cioè, dal punto di vista, cioè noi siamo noi ci troviamo perfettamente a nostro agio nelle situazioni di crisi, perché tendiamo a metterci in crisi anche quando non ce n'è bisogno, nel senso che per far emergere gli aspetti forse più nascosti, comunque più interessanti da indagare, è necessario questo atteggiamento. Oggi la situazione attuale, se parliamo crisi a più livelli, di crisi economica, ma anche di crisi dei paradigmi e dei modelli. Da quel punto di vista il nostro lavoro risulta ancora più, non solo più interessante per noi che lo facciamo, ma anche decisamente molto più utile, perché in un momento in cui tutte le certezze crollano, in cui sono da individuare delle strade diverse, mai percorse prima, il lavoro di ricerca, di scouting, da antropologi della crisi diventa fondamentale. Questo anche per quanto riguarda la televisione. La televisione in questo momento sta vivendo una duplice crisi, come si diceva prima, una crisi strutturale, perché è arrivato banalmente internet, che ha fatto saltare un modello di business che sembrava eterno, quello della pubblicità e del broadcasting, quindi è una sorgente che emette il suo messaggio verso una massa di persone, quindi una crisi strutturale di questo tipo, per cui anche in assenza della crisi economica comunque le televisioni sarebbero lì a domandarsi, ma questo nel mondo, non solo in Italia, anche negli Stati Uniti, come utilizzare la rete. La rete per ora è stata utilizzata come uno strumento di promozione, ma dalla rete ancora non ci sono ricavi interessanti, quei ricavi che invece le televisioni hanno perso man mano che perdevano il pubblico con la frammentazione. Quindi in questo momento di crisi è quanto mai necessario abbandonare quei residui di certezze che ancora permangono e cercare di indagare il cambiamento, quale tipo di cambiamento è possibile e quale è auspicabile. Noi, se non altro, possiamo permetterci di farlo perché non siamo quelli che all'interno di questo sistema devono portare risultati economici. Per chi ha l'onere di gestire queste macchine estremamente complesse, perché comunque si dice sempre che la televisione è stupida, sarà anche vero, ma i meccanismi che la regolano sono estremamente complessi, non se lo possono permettere. Noi sì, e ci sguazziamo. Detto questo, si spera anche di uscire da questa situazione in qualche modo. Ecco. Invece uno spunto per il professor Torrella, magari continuiamo a dire qualcosa sul gioco. Una settimana fa si è verificato un caso che credo sia unico nel mondo dei giochi, cioè un turco, grande esperto di Football Manager, che è uno dei principali giochi di ruolo che riguardano il calcio, è stato nominato allenatore di un'importante squadra della maggior serie turca, che è un po' come se un appassionato di giochi di guerra venisse nominato generale dell'aeronautica o dell'esercito. Quindi questo è il primo caso che io conosco di un travalicare della realtà del gioco, cioè di un esperto di gioco che diventa un esperto di videogame, che diventa un professionista della materia di cui il videogame
si occupa. Quindi è una rottura della diga, dello sconfinamento della realtà? Ma in realtà il fenomeno è molto più generalizzato di quanto si pensi. Prima Fabio Guarnasa mi chiedeva di spiegare il concetto di gamification, che probabilmente in parte risponde anche a questa domanda: che cos'è la gamification? È un'espressione americana, naturalmente in inglese c'è una distinzione che molti ritengono preziosa, ma per certi versi anche confondente, tra game e play, cioè tra il gioco con le regole, eccetera, eccetera, e il giocare come attività generica. È una distinzione utile, però a volte fa sì che nel dibattito americano, per esempio, il play, il giocare, venga perso di vista in favore del gioco come sistema di regole. Però la gamification significa l'applicazione di sistemi ludici in campi che ludici non sono. Un esempio molto più agghiacciante di quello è per esempio il fatto che molte delle armi da guerra americane sul teatro di guerra dell'Afghanistan, naturalmente già l'espressione teatro di guerra qualcosa vuol dire, cioè i cosiddetti droni, che sono delle armi in miniatura e tendenzialmente le dimensioni dei droni si stanno riducendo in maniera rapidissima verso la dimensione di un insetto. Queste armi di guerra vengono guidate, pilotate da piloti che si trovano nel deserto del New Mexico, che spesso vanno tra l'altro vestiti casual, neanche in divisa, e che manovrano i droni esattamente come l'interfaccia di un videogame. Cioè, in sostanza, questi qua fanno, è un articolo che l'aggredisce il famoso giornalista che l'ha reso noto, e poi per me è una cosa notoria, l'arma da guerra, che poi uccide anche persone, eccetera, eccetera, viene guidata con un'interfaccia che è un'interfaccia di tipo ludico. Naturalmente questo ha una serie di implicazioni che sono molto interessanti. Io nel volumetto che vi citavo dico forse il primo soldato non violento della storia, nel senso che l'illusione di stare in realtà giocando e non combattendo potrebbe avere anche delle conseguenze piuttosto pericolose. Ma al di là di questo, la gamification va anche in altri campi, per esempio naturalmente nel campo delle aziende in molti casi. L'insegnamento di una serie di compiti e di ruoli che avviene attraverso dei giochi, spesso anche dei giochi da tavolo, neanche particolarmente complessi sul piano tecnologico. In molti casi, questo non è un fenomeno solo di oggi, negli ultimi 20 anni, nei corsi di formazione le persone che vengono formate a diventare manager, eccetera, eccetera, vengono invitate a giocare con gli altri dei giochi da tavolo, perché si è visto che questo tipo di piattaforme aiutano a confrontarsi con il proprio ruolo. Noi impariamo non solo a confrontarsi con gli altri, ma mi viene da dire a vivere in quel particolarissimo ambiente che è fatto dagli esseri umani attraverso delle piattaforme ludiche. E allora questo viene sempre di più applicato anche sul lavoro. La stessa cosa vale in parte per l'esperienza che lei descriveva, o che tu descrivevi, cioè in sostanza che cosa si è verificato? Che una persona ha dimostrato in una piattaforma ludica una capacità strategica. Qual è il lavoro dell'allenatore? Non è mica un lavoro di tipo sportivo in senso tecnico. Spesso gli allenatori sono persone di una certa età, abbiamo avuto casi addirittura di allenatori disabili e così via. Qual è il compito dell'allenatore? Quello di distribuire i ruoli e gestire i ruoli. A questo punto, però, qual è la cosa impressionante? Che ancora una volta questa piattaforma ludica diventa difficile da tenere distinta da un altro gioco, perché naturalmente è un gioco anche il calcio, e si tratta di un gioco però con caratteristiche che dovrebbero essere differenti da quelle del videogame, ma lo sono di meno. Naturalmente è più facile, trattandosi di
da gioco a gioco, probabilmente per la guerra ci vorrà un po' più di tempo, ma come si diceva sempre a Napoli ci stiamo attrezzando. Rispetto ai temi, ad alcuni dei temi più generali di cui stavamo parlando, tornando alla rivista Link, arrangiarsi e fare un progetto possono sembrare due cose in contraddizione tra di loro, in parte lo sono, cioè se si fa un progetto è proprio per non andare a vista, come si fa nell'arrangiarsi, ma stabilire, come dire, un campo preciso e cercare di controllarlo. E dall'altra parte ci si arrangia quando non si ha un progetto così chiaro, così nitido. Però sono anche due cose che nascono, come dire, da un elemento comune, che è una consapevolezza di muoversi in un ambiente che non si domina mai per intero e quindi per il quale occorre un lavoro che comunque ha dei tempi provvisori. In particolare, qui sta, secondo me, una caratteristica che non credo sia solo di Link. La mia sensazione è che la tradizione delle riviste nascesse con un progetto grafico, ma anche un progetto di rivista, un modello ideale di oggetto che doveva durare nel tempo. Qui ci sono delle cose meravigliose, c'è cioè l'Illustrated London News dal 1851 in poi. L'Illustrated London News nasce con il Palazzo di Cristallo di Londra, che è la rivoluzione nella storia della merce, in quanto è l'invenzione dell'esposizione universale, quindi della merce come spettacolo, e l'Illustrated London News è un progetto che nasce dentro quel grande progetto e va avanti per decenni sostanzialmente ad attuare questo progetto. Link non ha, secondo me, questa portata così di lungo periodo, lavora da un progetto a un altro progetto, in questo senso in parte si arrangia e in parte progetta. Io credo che questo abbia anche a che fare con alcune caratteristiche della crisi attuale che non nascono con il 2008. C'è una cosa che secondo me è sotto gli occhi di tutti, è come la lettera rubata di Poe, nessuno nomina mai a sufficienza. Cioè sostanzialmente noi ci troviamo di fronte a un cambiamento, in questo senso il discorso dell'Argentina è molto significativo, un cambiamento che è cominciato negli anni 90 come minimo. Sostanzialmente noi abbiamo di fronte due generazioni di intellettuali, per fortuna e per sfortuna loro ne fanno parte, e di persone più in generale, che vivono la loro vita da un progetto a un altro progetto. Cioè la possibilità di vivere la propria vita partendo da un progetto unico, che io farò l'impiegato o farò il professore universitario, progetto che nasce a 25 anni e va avanti fino a 65, è finita. Questo è il dato più profondo della crisi attuale, al quale la politica non risponde perché fa finta di niente e così via. Secondo me, in questo senso, fare dei progetti culturali che tengano conto di questa situazione, che in qualche modo accettino questa situazione, che è tipica di chi non fa parte della mia generazione, la quale continua a comportarsi come se non fosse cambiato niente, ma accetta l'idea che il progetto che dura per decenni non è più possibile. E però si confronta con questo problema, che è una tragedia da un certo punto di vista, perché è la fine di un equilibrio che era durato per alcuni decenni, e si confronta con questo non semplicemente dicendo, piangendosi addosso, ma al contrario dicendo: bene, allora faremo dei progetti provvisori ma provocatori e di alto livello. Io credo che questo sia sacrosanto, come è sacrosanto secondo me in questo momento pensare non più in termini di alternativa tra la carta e il web, ma di collaborazione. Poi Fabio credo vi farà vedere qualche lavoro fatto in questo campo, ma soprattutto pensando che si sta aprendo una fase
completamente nuova di comunicazione, dove non dobbiamo parlare di quello che muore e quello che nasce, ma di un campo completamente innovativo, nel quale, scherzando prima con Luca, parlavamo del fatto che probabilmente le riviste dovranno cominciare a pubblicare poesia, perché hanno bisogno di forme corte e però di forme cariche di significato. E la poesia, che è stata emarginata per tutto il Novecento a forma lirica di espressione puramente personale, perdendo il compito narrativo che ha avuto per millenni, può darsi che abbia assuma delle funzioni ancora nuove, per esempio di strumento di riflessione. Ecco, sono tutti aspetti di novità che secondo me una rivista deve affrontare. Lì, naturalmente, lo fa nei suoi limiti e nel suo campo, però secondo me va da questi punti di vista nella direzione giusta. Un'ultima osservazione che c'entra molto con alcune delle cose dette prima. Link si chiama Idee per la televisione, ma parla poco di televisione, soprattutto nei tempi più recenti ne ha parlato piuttosto poco di televisione. E allora uno si può chiedere perché una rivista che si chiama Idee per la televisione parla di così tanti argomenti che non sono la televisione. Io sulla televisione, nei miei 5-6 saggi per Link, ho scritto una volta di televisione, tutte le altre volte ho scritto di crisi. E ricordo, perché serve in relazione a alcune delle cose che sono state dette, la citazione con cui ho aperto il mio articolo sulla crisi, che era una citazione di Schumpeter, che diceva che il bello delle crisi è che fanno pensare. Ecco, credo che sia fondamentale tenerlo presente. C'è un bello nelle crisi ed è che fanno pensare. E a volte il benessere fa incredibile. Ma a parte questo, dicevo, ho scritto di tutto. Perché? Perché Link può invitare una persona a scrivere sulla crisi dei cerimoniali funebri, come mi è capitato, sì, del numero su Dio e la televisione, oppure a scrivere su McLuhan, per l'appunto, o sul gioco e così via. Perché secondo me questa è una lezione, è parte della lezione di Marshall McLuhan. Se Link si occupasse solo di televisione, non si occuperebbe di televisione. Il grande paradosso di McLuhan. McLuhan dice: il contenuto di un medium è sempre un altro medium. Quando noi ci occupiamo di cinema, nel senso che raccontiamo i film, eccetera, non stiamo parlando di cinema, stiamo parlando di romanzi. Quello che c'era prima del cinema e che c'è dentro il film nella sua forma narrativa moderna. Quando noi parliamo di contenuto di televisione, spesso finisce che parliamo di cinema, che parliamo di giornali e così via. Se vogliamo capire che cos'è un mezzo, dobbiamo sempre lavorarlo ai fianchi. Lavorare ai fianchi gli oggetti è una lezione di McLuhan sulla televisione, ma una lezione di McLuhan, secondo me, e non solo di McLuhan, ma di alcuni dei più grandi pensatori del Novecento, su tutti i temi di cui stiamo parlando. Per questo i progetti di Link così spesso parlano di altro, cioè di interrogativi che vi siete posti, che ponete ad altre persone, e a cui noi rispondiamo magari rilanciando degli interrogativi. Sì. Per cui sul numero di oggi della televisione mi ricordo Luca mi disse: di cosa vuoi parlare? E gli dissi: della crisi dei riti funebri. E lui disse: perché no? Sì, è vero, in realtà poi parliamo anche di televisione, eh? Però ad esempio abbiamo raccontato molto la segretezza televisiva americana dal punto di vista della scrittura, del rapporto tra la scrittura di narrativa e la scrittura seriale, quali sono le caratteristiche tipiche della scrittura seriale, cosa la contraddistingue rispetto alla scrittura del romanzo. Ad esempio, abbiamo fatto anche un corso di scrittura seriale insieme a Minimum Fax, con l'illusione di formare e dare vita ad una scrittura seriale per la televisione che fosse un po' più evoluta rispetto a quella che normalmente vediamo in opera nella televisione italiana. Ovviamente il progetto è fallito, come era prevedibile che accadesse, però in realtà ci ha insegnato parecchie cose. Ci avete provato? Ci abbiamo provato, per l'appunto, non sempre va bene. Un'altra cosa che stiamo provando a fare e che sarà e che è appunto una novità assoluta per noi, stiamo ancora cercando di
sperimentare, di capirci qualcosa, è una versione per tablet di Link. Negli ultimi due anni abbiamo assistito a una migrazione molto 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 importante, cospicua, delle riviste sul tablet, soprattutto sull'iPad. A noi è sembrato che spesso questo lavoro di traduzione e di trasloco fosse molto, molto banale, nel senso che spesso si ha la versione in PDF spogliabile su tablet e le riviste. Allora, come al solito, quando abbiamo deciso di muoversi, abbiamo provato a capire qual è lo specifico del mezzo e come queste caratteristiche di cui abbiamo parlato questa sera, di Link, di ricerca e di sperimentazione fatte sulla carta, potessero venire applicate al mondo dell'editoria digitale, che è appunto un mondo nascente e i territori sono ancora vergini e tutti da scoprire. Quindi, con i nostri limitati mezzi, abbiamo provato a mettere in piedi un'app che sarà disponibile di qui a una decina di giorni su iTunes, e che io adesso, magari con l'aiuto di Luca, vi mostro, così semplicemente lo sfogliamo. Per una volta, paradossalmente, la carta si rivela superiore quando fai una cosa che ha due copertine, perché l'oggetto tridimensionale lo puoi ruotare, anche l'iPad lo puoi ruotare, però l'effetto sarebbe un po' straniante e fuorviante. Quindi in realtà le due cover story, le due copertine, vengono visualizzate da un semplice tap. Abbiamo anche un piccolo video che presenta la testata. Adesso non so se si sente l'audio, e proprio perché spesso non parliamo solo di televisione, abbiamo deciso di chiamare la versione alfa di Link Television Culture e non più Link Idee per la televisione. Abbiamo un indice che voleva in qualche modo rendere omaggio all'idea del gioco, e nello specifico del gioco televisivo. È uno dei format televisivi di quiz show per eccellenza, la ruota della fortuna, e quindi in qualche modo abbiamo questo indice interattivo con la ruota che si può far girare. Il caso decide su da quale articolo la lettura e la perlustrazione dell'app inizierà. Poi vabbè, insomma, adesso lo scorro velocemente, però una delle caratteristiche che ci permette il digitale è quella di poter inserire degli elementi che si possono manipolare e controllare facilmente. Qui abbiamo dei grafici legati alla situazione televisiva greca che sono stati realizzati sopra delle cartoline e che appunto impediscono lettura fino a quando non vengono spostati. Abbiamo utilizzato per le immagini di apertura degli slogan ripresi dal movimento di protesta della Grecia, cioè la rivoluzione, non superare la linea rossa, altri che invece fanno riferimento a, ad esempio, questo pane, educazione, libertà, ai principi e alle richieste basilari che oggi in qualche modo sono a rischio. I testi sono molto lunghi, come sempre nel caso di Link, perché noi facciamo approfondimento e non cronaca. E però appunto il mezzo in questo caso ci dà l'opportunità di sviluppare i testi all'infinito, quindi anche se forse non è il mezzo più indicato per lunghe letture, perché la carta da questo punto di vista rimane sempre insuperabile, questo ci dà l'opportunità comunque di non avere limiti e vincoli troppo stretti. In realtà tutta l'applicazione è costellata di
video, piccole sorprese e applicazioni interattive che hanno a che fare con il gioco. Anche qua, questo è un video a passo 1 che un po' richiama, anche se attraverso una rielaborazione artistica, la ruota della fortuna. Ovviamente non potevamo non citare il gioco stupido, ultra semplice per eccellenza, padre di tutti i casual games e di tutti gli Angry Bird del mondo, che è il Pong. Abbiamo inserito quindi la possibilità per il lettore di dilettarsi e di sfidare Link, che è la parte rossa dello schermo. E poi, insomma, adesso lo sfoglio velocemente, piccole cose che richiamano in modo laterale magari il mondo televisivo. Utilizziamo le classiche risate, i classici rumori della situation comedy che tanto amiamo all'interno della redazione. Siamo dei grandi sostenitori di questo aspetto della serialità americana. E poi, appunto, abbiamo cercato di giocare con il concetto proprio di game, di gioco e di una trasformazione in corso della televisione da giocattolo a gioco, che approfondiamo a diversi punti di vista. Non so, Luca, se tu vuoi aggiungere qualcosa nello specifico sull'app, che poi, appunto, in realtà, che io ve la faccio vedere così sfogliando, è anche piuttosto stupido, perché tutta in realtà è da perlustrare e ognuno dovrebbe fare per conto suo. È tra poco disponibile sul Team Store. Abbiamo anche un video che anticipa un lavoro che stiamo facendo sulla videoarte e che si intitolerà probabilmente TVization, e che bene in qualche modo racconta anche delle diverse tipologie di progetti sui quali lavoriamo. La videoarte, siamo convinti che a modo suo e in modo del tutto originale indaghi delle tematiche e si ponga dei problemi, anche possibili soluzioni legate al dominio della televisione, dell'immagine all'interno della nostra società, che possono diventare anche delle modalità poi rielaborate dall'industria e fatte proprie. E quindi è un modo, come sempre, per quando si parla di arte, di indagare il presente, in qualche modo anticipare il futuro con delle soluzioni. Nello specifico abbiamo selezionato degli artisti, quasi tutti nordamericani, di primo piano, hanno ragionato proprio sulla televisione, sui modelli, sugli stereotipi, sul modo di trasformare la realtà attraverso format, sitcom per l'appunto, e che in qualche modo vengono anche messi in crisi e talvolta anche messi in ridicolo. All'interno dell'app c'è appunto la possibilità di intravedere il progetto attraverso alcuni video, alcune anticipazioni. Adesso sì, in realtà. Sì, anche perché, come dire, la realtà a volte è superata, il gioco è superato dalla realtà. Pare che ci sia un'onda di piena di un fiume minore di Firenze, di Mugnone, che sta per esondare, quindi c'è Mugnone. È un momento di ansia. Allora, io ringrazio i nostri ospiti di stasera, che tra l'altro ci hanno portato un ulteriore contributo su questa storia del rapporto tra la carta e il web, che è, penso, uno degli aspetti più discussi. Di poesia, di rivista letteraria parlavamo giusto
la scorsa volta con Granita, proprio della necessità di evolversi delle riviste letterarie, quindi prendere tutto torno. Di andare oltre le riviste letterarie. Esatto, di superare le riviste letterarie, così come sono fatte. La prossima settimana abbiamo appuntamento qui con Cristian Rocca per parlare del supplemento del Sole 24 Ore, Il. Tra l'altro aveva fatto una grazie costosissima La vita nuova e poi ha avuto un paio di evoluzioni, quella lì.